Ci troviamo nella chiesa di San Giacomo, a Castelfranco Veneto, e in questo periodo di pandemia, quando appunto i turisti e soprattutto i cittadini non possono muoversi, ossia sono limitati nella movimentazione dei luoghi, vogliamo offrire al nostro pubblico, alla nostra città, ai nostri turisti un'opportunità in più, quello di visitare il secondo polo culturale della città, cioè la chiesa di San Giacomo, ma sicuramente anche altre chiese, altri luoghi dove risiedono opere veramente interessanti, veramente molto belle, del 500, del 600, e che sarà nostra premura naturalmente presentare nell'ambito appunto di queste occasioni di ripresa. Vi saluto e vi auguro una buona visione. L'attuale chiesa della prima metà del Settecento insiste sul sedime di quella antica annessa all'ospedale di San Giacomo, già documentato agli inizi del 200. La chiesa attuale è attribuita all'architetto Giorgio Massari e si presenta con il nitore e l'ariosità tipica dell'architettura settecentesca veneta. La luce si effonde dai grandi finestroni nel vano unico e non è chiaroscurata dai partiti architettonici, anzi percorre con un respiro di dilatazione lo spazio e crea un'atmosfera di grande serenità. La chiesa fin dalla sua fondazione è considerata proprietà della comunità di Castelfranco Veneto. Anche in seguito alla soppressione dell'Ordine dei Servi di Maria da parte della Serenissima, essa ha continuato ad essere officiata ed è stabilmente gestita ad uso perpetuo dalla parrocchia della Pieve. Un fatto curioso è che in questa chiesa ogni 25 luglio, festa dell'Apostolo Giacomo, si svolge una celebrazione per l'invio dei pellegrini a Santiago de Compostela per il cammino da parte della confraternita di San Giacomo Apostolo. L'incoronazione della Vergine di Paolo Piazza è un dipinto dalle dimensioni veramente importanti, 5 metri per 4, e proviene dall'altare della Chiesa dei Cappuccini. Dagli anni 60 la pala subì varie peregrinazioni e ultimamente si trovava nella sala convegni dell'attuale ospedale cittadino. Su iniziativa di un gruppo benemerito di cittadini nel 2019 fu portata all'interno della chiesa di San Giacomo e valorizzata sulla sua controfacciata. L'autore del dipinto è il pittore castellano Paolo Piazza, che alla fine del Cinquecento entra nell'ordine cappuccino con il nome di Frate Cosimo da Castelfranco. Si forma a Venezia sui modelli dei grandi maestri tipo Bassano, Veronese e Tintoretto. Ed è un pittore fantasioso, non convenzionale, che spesso ha soluzioni fuori dagli schemi. Viaggia molto e già nel 1601 è alla corte di Rodolfo II. Quando ritorna gira tantissimi conventi cappuccini dell'Italia e ha commissioni addirittura dai Farnese e dai Gonzaga. Paolo Piazza lavora al tempo del disciplinamento cattolico post-tridentino, che fa della strategia delle immagini un punto importantissimo. E infine l'arte doveva muovere, cioè commuovere, compungere le viscere, dice il cardinal Paleotti, vescovo di Bologna, che scrive un trattato proprio sulla pittura sacra in quegli anni. Il soggetto dell'opera è una grandiosa glorificazione di Maria come Regina Cieli. Paolo Piazza impagina una struttura per piani sovrapposti
che imprime alla composizione monumentalità e un forte moto ascensionale. La superficie affollata di tantissime figure fa un tutt'uno con la luce dorata del fondo e da esso emergono alcune figure scelte. Ci introduce alla scena sacra il re Davide, posto di spalle, mentre sta suonando una grande arpa, lui che per tradizione è considerato l'inventore dei salmi. Vicino a lui i profeti Isaia ed Ezechiele recano dei cartigli con le profezie che riguardano la Nuova Gerusalemme. Maria è indicata come la Nuova Gerusalemme, il Tempio nuovo che custodisce Cristo. A sinistra trovano posto i santi Giuseppe e Giovanni Battista, il primo lo sposo di Maria e il secondo il precursore del Messia. A destra, su un piano sovrapposto, ritroviamo la figura di Michele con uno spadone fiammeggiante. Maria è rappresentata in umile preghiera, alla testa circondata da una corona di 12 stelle e sotto i suoi piedi si trova il crescente lunare. È quindi rappresentata con gli attributi della donna dell'Apocalisse, attributi che vengono trasferiti all'iconografia dell'Immacolata Concezione, una teoria teologica propugnata dai francescani fin dal Medioevo e che diventerà dogma di fede solamente nel 1854. Nella parte superiore è raffigurata la Trinità con il Padre che sta per offrire alla Vergine la corona del Sacro Romano Impero, la più alta carica temporale del mondo di allora. E proprio in un gioco tra simboli profani e sacri, tipico della Controriforma, designa Maria, Signora del Cielo e della Terra. Il brano Pater Annullo Est Factus di Samson è una composizione polifonica a tre voci contenuta in una raccolta antologica dedicata ai soli strumenti che venne pubblicata a Norimberga nel 1538. In questa composizione notiamo un uso del contrappunto molto stretto e vediamo che le voci si muovono sempre in maniera tra loro molto compatta, creando così una sonorità decisamente piena. Il brano poi presenta anche una comunicativa molto forte, grazie all'uso modale fatto dal compositore, che in questo modo, unito anche ad un sapiente uso degli intervalli, conferiscono nel loro insieme alla composizione un senso di grande spiritualità. Buon ascolto. Thank you.
Come vedete, alle mie spalle, entro un padiglione di stucco che finge un grande drappo d'onore sostenuto da putti alati, si trova la pala dell'altar maggiore, precedente alla chiesa attuale, probabilmente del 1616-17, firmata dal pittore castellano Pietro Damini. Il dipinto ripropone il tradizionale schema compositivo piramidale, al centro del quale in alto sta la Madonna col bambino, circonfusa da una luce dorata e da vari cherubini, e in basso i santi Giacomo, in abiti da pellegrino, con la mantelletta sulla quale sta appuntata la conchiglia del pellegrinaggio e il bordone, e Agostino di Ippona, paludato negli abiti episcopali. La raffigurazione del Santo Vescovo va ricercata nella presenza presso la chiesa di San Giacomo della Congregazione dei Servi di Maria. In effetti, i sette fondatori dell'ordine sorto nel XIII secolo erano tutti laici e mercanti di lana e vennero riconosciuti dal Vescovo di Firenze, che consegnò loro di vivere in comune secondo la regola di Sant'Agostino, che si concentrava sulla vita apostolica della Chiesa primitiva. Il pittore castellano Pietro Damini si dimostra in questo dipinto come un vero fautore della Controriforma, attento ai dettami del Concilio di Trento in merito alle immagini. Crea un dipinto dall'atmosfera concentrata dal punto di vista spirituale ed è attento a non concedere spazio alla descrizione del paesaggio, cercando proprio di sospendere quasi il tempo e di concentrare l'attenzione sul messaggio che il dipinto doveva ispirare. La pala di San Giacomo doveva configurarsi quindi come una vera e propria catechesi dipinta per i religiosi che qui officiavano la messa e per i fedeli. Questa catechesi iniziava prima di tutto dalla Vergine con il bambino, centro della spiritualità dell'ordine dei servi, e continuava con la figura dell'apostolo Giacomo, che con un gesto invita i fedeli a seguirlo sulle orme di Cristo, e si concludeva con Agostino che apre il libro della regola verso i fedeli e soprattutto verso i religiosi, invitandoli all'obbedienza di essa. Il brano che eseguirò adesso si intitola Onse Vader in Himmelreich ed è stato scritto dal compositore olandese Jacob van Eyck, compositore molto noto alla sua epoca, tanto da essere definito l'Orfeo di Utrecht. Il brano è per flauto solo ed è tratto dalla raccolta Der Flüten Lusthof, che tradotto in italiano significa il giardino delle letizie del flauto. Il brano è costituito da un tema che nel nostro caso corrisponde al Salmo del Padre Nostro nella versione di Martin Lutero e da tre variazioni. Il tema viene esposto come se fosse un canto gregoriano, ma come era tipico all'epoca, in maniera ritmica e non libera e con le note finali dei versi alterate. Dopo l'esposizione del tema seguono delle variazioni via via sempre più virtuosistiche. Se stilisticamente prendere un tema e far seguire delle variazioni era tipico della scuola inglese dei virginalisti della fine del XVI secolo, è anche vero che le armonizzazioni dei salmi, che poi prenderanno il nome di corale, diventeranno tipiche dei compositori luterani del nord Europa, come per esempio di Johann Sebastian Bach. È interessante notare come Van Eyck riprende nella sua composizione un concetto tipicamente barocco, che è quello dell'illusione, e infatti cerca di utilizzare il flauto dolce, che è uno strumento monodico, come se in realtà fosse uno strumento polifonico. In questo modo l'ascoltatore ha l'impressione
di sentire una composizione eseguita da due flauti e non da un flauto solo. Thank you.
La pala d'altare della Madonna col Bambino e i santi Antonio da Padova e Andrea Apostolo e Caterina d'Alessandria non fu eseguita per la chiesa di San Giacomo, ma proviene dalla chiesa di San Francesco dei Minori Conventuali, che si trovava, per capirci, proprio di fronte alla chiesa della Pieve di Santa Maria Nascente. Gli stemmi posti sul basamento del Sant'Antonio da Padova ci informano che il dipinto era stato commissionato a Pietro della Vecchia nel 1645 dalla famiglia castellana dei Barbarella per l'altare della confraternita di Sant'Antonio. Quando sentiamo parlare di soppressioni ci viene in mente sempre Napoleone. Ma la casa religiosa dei Minori Conventuali con l'annessa chiesa di Sant'Antonio fu soppressa già nel 1786 da parte della Serenissima, che era abituata ad operazioni come queste quando le case religiose erano in degrado o il numero dei religiosi che vi risiedevano era troppo esiguo. Al momento della soppressione, la pala d'altare fu consegnata alla città di Castelfranco con altri dipinti e i podestà dell'epoca la collocarono all'interno della chiesa di San Giacomo, che da sempre era considerata di proprietà della città. Il dipinto, per essere inserito nell'altare che qui vediamo alle mie spalle, dovette essere decurtato, in particolare ai lati, ed è per questo che non ne abbiamo una piena leggibilità. L'opera ci restituisce tutta la vivacità grottesca e visionaria del pittore Pietro della Vecchia, con i santi dal volto stordito nell'estasi, la movimentazione scomposta degli angeli e del Bambino vicino alla Vergine e una dialettica dei colori sottolineata da forti chiaroscuri. Ricordiamo anche che Pietro della Vecchia era famoso per essere un falsario delle opere di Giorgione, tanto da essere chiamato da Marco Boschini Simia del Zorzon. Vivo ego dicit Dominus è un brano scritto da Alonso Lobo, uno dei più importanti compositori insieme ad A Victoria del barocco spagnolo. La composizione di Lobo, da un punto di vista stilistico, risente pienamente dello spirito della Controriforma. Il brano è anche caratterizzato da un colore scuro, particolare questo tipico della musica spagnola post-tridentina. Vivo Ego è una composizione a quattro voci in stile contrappuntistico che unisce ad una scrittura delle singole voci uno stile alla Palestrina, maestro italiano indiscusso della capacità stilistica di scrittura vocale contrappuntistica, a un uso della dissonanza molto sapiente, tanto da conferire nell'insieme alla composizione un carattere particolarmente levigato. Buon ascolto.
dipinto con San Lorenzo e le sante Agata, Lucia e Apollonia è posto sull'altare dei Battuti. Nel timpano dell'altare possiamo vedere rappresentato il flagello, lo strumento di penitenza personale che rappresenta la loro confraternita. Va detto che agli inizi del 200 l'Italia e molte città dell'Europa sono percorse da processioni di flagellanti che si coagularono pian piano in confraternite laicali e al servizio dei poveri. I Battuti arrivarono nel 300 a Castelfranco e proprio presso San Giacomo cominciarono a gestire per secoli l'ospitale che poi diede origine all'attuale ospedale cittadino che porta il nome dell'Apostolo. L'opera fu commissionata al pittore Egidio Dall'Oglio dalla famiglia dei Puppati, che aveva commissionato allo stesso la decorazione a fresco del loro palazzo in città. La datazione del dipinto va probabilmente messa in relazione con l'arrivo presso la chiesa di Villarazzo del fratello di Egidio, Don Giacomo Dall'Oglio, nel 1751. Per Don Giacomo, a Villarazzo, come abbiamo già visto, l'artista eseguirà la pala dell'altar maggiore. Dall'Oglio costruisce la pala d'altare su un asse diagonale e imprime ad essa una dinamicità e una sveltezza tipica dell'epoca rococò. San Lorenzo, appoggiato all'attributo del suo martirio, la graticola, occupa gran parte del registro inferiore del dipinto. Ci indica in alto la corona di vittoria e la palma del martirio, che sono sostenute da due putti alati, quali premio per i martiri e esempio da imitare. La figura del santo martire si impone anche per alcuni dettagli di cultura materiale legati alla suppellettile liturgica e in particolare ai paramenti che indossa. Volevo far notare l'ampio camice con preziosissimi merletti a fuselli e la dalmatica che lo ricopre di broccato rosso e oro preziosissimo. Dietro a lui, quasi come fossero un gruppo autonomo, stanno le altre martiri, Agata, Lucia e Apollonia, sante venerate dalla pietà popolare, rispettivamente per le malattie legate all'allattamento, per i problemi legati alla vista e per il mal di denti. Il pezzo che suoneremo ora è di Antonio Caldara, compositore del tardo barocco, nato a Venezia. Egli lavorò a Mantova, in Spagna e anche a Roma, dove conobbe Handel. Non è tra i compositori più noti, ma vanta comunque una produzione non indifferente sia per il repertorio sacro che per quello profano. Il brano che proponiamo è la triosonata numero 5, tratta dall'opera 1. Si tratta di una sonata da chiesa per due violini e basso continuo. In questo caso il basso continuo è suonato da clavicembalo e viola da gamba. È scritta in stile ecclesiastico, in quattro movimenti, grave, vivace, adagio e vivace. La sonata è in stile contrappuntistico, quindi sentirete i due violini che spesso si rincorrono e si scambiano temi. Il basso ha principalmente un ruolo di accompagnamento, ma talvolta diventa anche lui protagonista. Questo succede in particolar modo nel secondo movimento, dove il clavicembalo continua ad avere un ruolo di accompagnamento, mentre la viola da gamba diventa un vero e proprio terzo strumento melodico. Buon ascolto! Thank you.
per non togliervi il piacere della scoperta dei tesori della chiesa di San Giacomo, vi invitiamo a visitarla, magari ammirando la tela di Saverio della Rosa o il pregevole dipinto di Nadal Melchiori o la deposizione neoclassica di Antonio Bianchi. Vi do appuntamento alla prossima volta dalla chiesa di Salvatronda. Vi invito anche a seguirci sui social e sul sito del Comune di Castelfranco Veneto.